strutture ospedaliere che ormai datate. Oltre 500 professionisti appartenenti a grandi gruppi internazionali e nazionali, tra i quali 50 esponenti del mondo finanziario, 30 studi di consulenza, 70 studi di architettura e ingegneria, 80 fornitori di servizi medico-sanitari, hanno assistito alla presentazione della Città della Salute e della Scienza di Novara al Teatro Coccia. Sono stati svelati i dettagli della maxi opera di partenariato pubblico e privato che costituirà una grande opportunità di sviluppo per l'intero territorio e per il suo sistema economico, una sfida colta fin da subito dalla Regione Piemonte. Tra i relatori il presidente Sergio Chiamparino e gli assessori Augusto Ferrari e Giuseppina De Santis. Novara è una collocazione baricentrica fra Milano e Torino che può essere un distretto in grado di attirare a livello internazionale investimenti, ricercatori, professionisti di primo livello. Un'operazione che comporta un investimento di quasi 320 milioni e 300 mila euro, di cui oltre 219 milioni di investimento privato e oltre 100 milioni di contributo pubblico. Dall'inizio dei lavori ci vorranno 4 anni per vederla realizzata e la concessione durerà 26 anni. Mese di marzo, gara d'appalto, 6 mesi per l'espletamento a gara d'appalto, poi c'è un anno per la realizzazione del progetto esecutivo definitivo, dopodiché si può partire con i lavori, quindi alla fine nel 2023 l'ospedale, fine 2023 l'ospedale sarà pronto con laudo e trasferimento. La Città della Salute e della Scienza di Novara sorgerà in viale Piazza d'Armi, a sud della città, a ridosso della nuova tangenziale, e sarà composta, oltre che da una struttura ospedaliera, anche da una struttura universitaria. Vi saranno la Casa della Donna e del Bambino, un edificio dedicato ai servizi, un incubatore di impresa e ampi parcheggi interrati per una capienza di 3.100 posti. Sarà un polo di alta eccellenza per la cura e la ricerca e ora si è arrivati ad un passo dal vederla realizzata.